Professore, oggi è una giornata importante non solo per il lago di Lecco, ma per la prima giornata di convegno sulla fisica. Come si trova, quali sono le sue opinioni e cosa raccoglie da questa giornata? Naturalmente mi trovo benissimo, l'incontro con tanti colleghi autorevoli, alcuni dei quali conosco solo di nome, che incontro qui per la prima volta, anche perché questo non è proprio il mio campo di ricerca, è certamente un'esperienza interessante e per questo si fanno questi convegni, perché scienziati di paesi diversi ma anche di diverse discipline si incontrino in un'atmosfera rilassata dove non ci sono problemi, non siamo inseguiti dal telefono, non siamo assillati dai nostri problemi dell'organizzazione della ricerca e quindi c'è tempo di pensare, sia pensare preparando il discorso, sia invece per chi lo ascolta di mettere in movimento i pensieri che vengono ascoltando le parole di una persona intelligente che parla. Quindi, come accennava lei, da questo confronto può essere che nasca qualcosa di nuovo oppure se ne traggano certo. Delle... Sicuramente molti dei lavori che si fanno nascono da queste conversazioni, da impressioni e idee che sono cadute lì e che poi magari uno ci ripensa sopra. Ci sono tanti problemi sul tappeto che sono stati messi giù questa mattina, la ricerca della materia oscura nell'universo, l'uso del laser per accelerare particelle, ma anche per altre applicazioni, i fenomeni quantistici collegati alla natura appunto quantistica del fotone, insomma moltissime cose, è stato un panorama molto variato e, come dico, presentato da persone di altissimo livello, quindi credo che l'uditorio sia rimasto soddisfatto. Una sollecitazione, l'Italia non gode di fama come paese che dedica molte risorse economiche alla ricerca, è vero, non è vero? Ma io ho dedicato la parte finale del mio discorso proprio a questo e la diagnosi, che peraltro ho fatto tante volte anche dal CNR, è che la ricerca italiana, in particolare in questi settori che sono al centro della conferenza di Varenna, la ricerca italiana ha una tradizione ottima e tuttora ha un livello molto elevato e questo per me lo si vede nel fatto che i nostri studenti poi, se cercano un posto all'estero, lo trovano. Fortunatamente per loro, meno fortunatamente per noi. Però non ho potuto non notare che la ricerca in Italia è su una pendenza in discesa da molti anni. Discesa di soldi, discesa di personale, c'è questa idea che per ridurre la dimensione dell'amministrazione dello Stato bisogna anche ridurre il numero dei ricercatori, che è un'idea assolutamente folle visto che la media dei ricercatori per 1000 unità di forza lavoro in Italia è la metà di quella dei nostri competitori europei. Se la riduciamo ancora, mi chiedo da dove si farà l'innovazione che poi prima o poi finirà nell'industria. Quindi io penso che bisogna cambiare registro, bisogna smetterla con pensare che la ricerca sia una spesa magari inutile, al contrario la ricerca è il fondamento da cui parte l'innovazione nella nostra società e in questo includo, ho voluto parlare della ricerca destinata all'innovazione, quella che conosco bene nel CNR e che è una cosa importantissima, ma occorre anche pensare alla ricerca fondamentale, quella di cui grande parte si è parlato questa mattina e che è il seme di quella che poi sarà l'innovazione. Quindi c'è un problema di tempi di sviluppo delle idee, la ricerca fondamentale arriverà alla società più tardi della ricerca per l'innovazione immediata, però senza la ricerca fondamentale l'innovazione non si farà e quindi bisogna pensare a entrambe e qui si inserisce un altro pensiero che è comune negli stati avanzati e cioè che lo Stato dovrebbe finanziare
di più la ricerca fondamentale, proprio perché questa non ha un ritorno immediato, ma l'industria dovrebbe finanziare l'innovazione. Purtroppo da noi l'industria non finanzia la ricerca e quindi lo Stato si sobbarca anche le spese per l'innovazione, che al contrario vanno a detrarsi dalle spese per la ricerca fondamentale. Quindi noi stiamo mescolando gli scopi, i tempi del procedimento, idea, ricerca, innovazione, li stiamo mescolando in una maniera che, se continua così per molti anni, finirà per distruggere quanto di buono c'è nella ricerca italiana. E c'è moltissimo buono nella ricerca italiana. Grazie e buon convegno. Studente del Politecnico di Milano. Milano. Si spera laureando il 27 di questo mese. Come mai, quale motivazione e come hai conosciuto questo convegno? Allora, conosciuto grazie in parte ad altri studenti, vedi quello che sta dietro di lei, e al mio professore di cui sto appunto facendo la tesi, che è qua in questa giornata ma che non è qua presente fisicamente adesso. E mi diceva come ho conosciuto Se lo ritieni interessante, cosa porterai a casa da questo giorno? Allora, la specialistica che ho intenzione di iscrivermi riguarda nanotecnologie e in parte anche spettroscopia su vari materiali e altre cose che sono state portate qui. Quindi, essendo veramente direttamente collegato con quello che andrò a fare, sì, l'interesse c'è. Poi sentirne parlare da gente di un certo calibro come quella che ha parlato oggi, insomma, chissà che se fra qualche anno potresti essere qua tu al loro posto. Bello, sarebbe molto bello, ma per adesso rimane solo una speranza, appunto. Però alla fine chi lo sa, magari uno ci mette tutto l'impegno possibile, poi i risultati saranno quelli che saranno. Prima giornata del convegno internazionale della fisica a Varenna, persone, personaggi, professori importanti, qual è la sua opinione, che cosa ne trae l'importanza di questo convegno? È bello vedere delle persone che in tutto il mondo lavorano con la luce in tutti i settori molto vari, fisica, chimica, abbiamo sentito fisica di alta energia, abbiamo sentito astronomia, sentiremo energia solare, effetti speciali con la luce. È bello come la luce può mettere insieme persone di tutto il mondo della ricerca. Ho visto che interloquiva col professor Maiani, chiedeva delle informazioni, quindi è anche un'occasione per uno scambio, oltre che di informazioni, anche per delle novità. Ma sì, è un momento di incontro, ci sono tanti momenti dove ci sono momenti di incontro, è sempre piacevole in un ambiente tranquillo dove non c'è fretta, telefono che squilla, fax, eccetera, e uno prende un caffè e scambia delle informazioni, idee, è sempre, perché l'ambiente è più tranquillo, questo avviene in maniera più facile, sì. Potrebbe essere che se si ripetesse questo evento lo riterrebbe utile? Sì, volentieri, mi sembra un'ottima idea, assolutamente, sì, molto volentieri. Una sua opinione ultima sui fondi alla ricerca italiana, perché si dice che abbiamo degli ottimi ricercatori e scienziati, ma mancano un po' i fondi, è lo stesso anche nel suo paese. Questo è vero, nel senso i fondi purtroppo sono pochi e spesso se si parla di percentuali di fondi nazionali che vengono dedicati alla ricerca, in realtà non è veramente che vengono dedicati alla ricerca, ma più allo sviluppo industriale di applicazioni molto ingegneristiche, e sarebbe opportuno dedicare una parte importante proprio alla ricerca di base per non perdere il vantaggio alla fine che uno ha nel mondo. Se uno smette di fare ricerca di base ad un certo punto, l'anno stesso non vede nessuna differenza, però dopo 10 anni scopre che non ci sono più nuove idee su cui basare la nuova tecnologia, e questo è fondamentale. Grazie, buona prosecuzione del convegno. Grazie mille.